I due cucchiaini della mattina che ti cambiano la vita. Benvenuti, sono il dottor Claudio Tomella, medico specialista in nutrizione e medicina anti-aging e oggi rispondo a questa domanda. Cosa sono questi due cucchiaini che possono cambiare la vita e secondo me neanche esagero? Non sono una medicina, non sono un integratore, sono acidi grassi a catena media che si chiamano MCT8. Allora cerchiamo di capire un po' meglio, perché per qualcuno l'argomento sarà fra virgolette conosciuto, per altri il nulla. Allora sto parlando di un tipo di acido grasso. Questi in particolare sono acidi grassi a catena media. Perché a catena media? Perché ci sono quelli a catena corta e ci sono quelli a catena lunga. Ma questa catena cosa vuol dire? Catena ci viene riferito al numero di atomi di carbonio, che sono un po' la struttura, lo scheletro, i mattoncini degli acidi grassi. Gli acidi grassi a catena media semplicemente hanno un numero di atomi di carbonio che va da 6 a 12, di meno sono a catena corta, di più sono a catena lunga. Fra i più significativi, per quanto riguarda la salute, i più salutistici, gli studi hanno evidenziato che ci sono quelli con 8 atomi di carbonio. Per questo si chiama questo tipo di olio MCT8, che vuol dire medium chain triglycerides con 8 atomi di carbonio. Abbiate pazienza, è questo il nome dell'olio a cui faccio riferimento. Che nei commenti molte persone hanno chiesto come si chiamano, ve lo sto dicendo in questo momento, non hanno un nome come l'olio extravergine di oliva, l'olio di lino, in questo caso diciamo vengono definiti in questo modo, quindi il nome è acidi grassi a catena media MCT8, quindi nella confezione c'è scritto MCT8 o MCT8C8, fondamentalmente 8 come numero. Sono acidi grassi che derivano anche dall'olio di cocco, ma non sono olio di cocco. Ripeto, non sono olio di cocco, ripeto perché molti pazienti nei commenti continuano a chiedere se è olio di cocco. Vengono estratti, quindi in laboratorio, dall'olio di cocco si parte, dal momento che l'olio di cocco ne contiene una buona parte, per estrarre questi MCT8. In realtà possono derivare anche dall'olio di palma. E quello più importante, questo acido grasso a catena media, si chiama caprilico. Caprilico perché, pensate, all'inizio è stato estratto dal latte di capra, quindi chiaramente che non è uguale all'olio di cocco. Quindi quello che ci interessa a noi, su cui sono stati fatti questi studi, sono proprio questi acidi grassi, quindi che si chiamano MCT8, acidi grassi a catena media. Punto. Ma perché sono così importanti e quali sono i benefici? Hanno in realtà molte azioni salutistiche. Uno, migliorano l'energia, migliorano l'umore, migliorano la regolazione glucidica. Sono, fra virgolette, diventati famosi negli ultimi tempi proprio per il loro utilizzo nelle diete chetogeniche o nel digiuno intermittente o time restricted eating, perché favoriscono la produzione di corpi chetonici e quindi questo può essere un'azione utile per chi segue una dieta chetogenica, ma non solo. Quindi in questo modo favorisce quindi il controllo glicemico e favorisce il dimagramento, migliora la concentrazione, la performance dello sportivo, migliora e previene fondamentalmente le malattie cardiovascolari. Tutte queste cose che vi sto dicendo sono risultati da studi pubblicati, quindi non è un qualcosa di non convenzionale o una mia percezione. Pensate che per quanto riguarda l'aspetto cognitivo, quindi il miglioramento della capacità di ragionamento, è stato pubblicato da Metzon, uno dei più grandi studiosi attuali, uno studio che ha evidenziato gli effetti positivi degli MCT8 nella malattia di Alzheimer, dove in realtà il metabolismo del glucosio non va bene, non è efficiente, e si è visto che utilizzando gli acidi grassi
MCT8 migliora quello invece degli acidi grassi e comunque migliora un po' la performance cognitiva. Chiaramente non sto dicendo che questi acidi grassi curano il morbo di Alzheimer, sto dicendo che è stato pubblicato uno studio dove che ha evidenziato un miglioramento delle capacità cognitive. Quindi è un qualcosa di veramente interessante, però senza andare sui massimi sistemi o sulle patologie, è una condizione che sicuramente può essere effettuata, utilizzata in modo veramente semplice, adesso fra poco vi dirò come, per migliorare l'energia, migliorare la concentrazione e diminuire l'effetto della fame. Si tratta di un olio che non ha un colore, non ha un odore, non ha una particolare consistenza, e i due cucchiaini della mattina, perché per semplificare molto, la quantità che viene utilizzata di solito è proprio di un cucchiaino, 5 ml due volte al giorno, 5 gocce, che vengono messe tipicamente nel caffè, quindi nel caffè della prima mattina, eventualmente nel caffè della seconda parte della mattina o di pranzo per chi lo beve. Parlo del caffè perché sono stati fatti degli studi proprio sul caffè, ma può essere preso indipendentemente da questo. Quindi un atto molto pratico, anch'io lo faccio abitualmente, perché a prescindere dal fatto, questo ribadisco, che si faccia il digiuno intermittente, perché comunque l'azione positiva c'è anche se non si fa digiuno intermittente e anche se non si segue una dieta chetogenica. Per contro, anche se sono acidi grassi, non aumentano il colesterolo, perché questa è un'altra domanda ricorrente, e hanno un'azione protettiva sulle malattie cardiovascolari e non una protezione dannosa. Quindi è un gesto che ti cambia la vita, perché è un qualcosa che possono fondamentalmente fare tutti, è molto semplice, sembra scomodo, ma in realtà dopo un po' ci si prende fra virgolette la mano, non è obbligatorio usarli sempre, ma qualche volta può essere uno strumento. Effetti avversi, allora diciamo si parla di un olio, e quindi allora in generale effetti avversi non ce ne sono. Per contro, altra domanda ricorrente, anche se è un acido grasso non aumenta il livello di colesterolo e trigliceridi, sugli effetti avversi è un olio, e quindi in persone suscettibili può determinare feci liquide o diarrea. Problema, fra virgolette, che si riduce riducendo la quantità e aumentando pian piano. Quindi nella maggior parte delle persone non c'è questo tipo di problema, anzi può essere un vantaggio. Per altre, se si verifica questo, diciamo, discomfort, si inizia magari con una goccia, due gocce, e poi si arriva a 5 gocce due volte al giorno. Però questo è il massimo dell'effetto avverso che può essere verificato. Secondo me è uno stratagemma utile, fra virgolette, di medicina anti-aging, ma anche di nutrizione, che fino a qualche anno fa non si conosceva, e un qualcosa che si può utilizzare per dire sia che si stia seguendo una dieta sul modello mediterraneo, sia che si stia seguendo una dieta chetogenica o di altro genere. Per saperne di più, visiona il mio sito www.tomella.it. Alla prossima.